Sono Donatella di Pietrantonio e vi parlo del mio romanzo La Minuta dall'Aquila al tramonto. La Minuta è la storia di una bambina che improvvisamente a 13 anni viene a sapere la verità sulla sua origine, e cioè che lei non è figlia dei genitori che l'hanno cresciuta, ma è stata ceduta a loro da una famiglia indigente e numerosa. Lo scopre a 13 anni quando i genitori adottivi decidono di restituirla alla prima famiglia. Questa storia nasce dai miei ricordi di bambina. Io vivevo da piccola in un piccolo borgo pedemontano dell'Abruzzo rurale, arcaico. E sentivo raccontare dagli adulti queste storie di bambini dati, ceduti proprio da famiglie ad altre famiglie, a coppie, sterili. In particolare, mio padre, mi parlava sempre di un suo cugino che ho poi conosciuto, dicendomi che però non era davvero suo cugino, perché non era proprio figlio di sua zia. E quindi la mia fantasia era molto colpita da queste storie, per quella che poteva essere la sensibilità di una bambina, mi ponevo delle domande relative all'identità di queste persone, cioè mi chiedevo di chi veramente loro si sentissero figli. Se dei genitori che li avevano generati e partoriti o di quelli che li avevano cresciuti. A volte queste domande diventavano anche angosciose, nel senso che mi veniva la paura di poter essere io stessa ceduta, come era accaduto ad altri. E soprattutto la sera, al momento di addormentarmi, ero un po' perseguitata da questa specie di incubo, dalla possibilità che i genitori decidessero di notte, come i genitori di Pollicino, di mandarmi via e di darmi a qualcun altro. Vi ho raccontato un po' confusamente com'è nata La Minuta dalla scalinata della Basilica di San Bernardino all'Aquila, al tramonto. Grazie a Giovanni Sfarra per la ripresa.